ASPIRE, acronimo di Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment, è già stato ribattezzato il più grande paracadute mai impiegato in una missione marziana. Infatti, con un'ampiezza record di 35 metri, ha stracciato il precedente detentore del primato, che era il paracadute usato nell'atterraggio di Curiosity, largo appena 15 metri. Il paracadute servirà a depositare sulla superficie di Marte il rover ExoMars, pronto a perforare il suolo marziano alla ricerca di tracce di vita. Il primo test è stato effettuato il 4 ottobre del 2017 dalla NASA presso il Goddard Space Flight Center a Wallops Island in Virginia, dove il paracadute è stato lanciato in cima ad un razzo suborbitale Black Brand 9 in un contenitore cilindrico che comprendeva il meccanismo di espulsione del paracadute e tutta la strumentazione per la registrazione dei dati dell'esperimento. Il razzo ha rilasciato il proprio carico ad un'altezza di 50 km da terra e dopo un volo parabolico di 40 secondi ad un'altezza di 42 km con una velocità di discesa pari a circa 1,8 volte la velocità del suono, il paracadute è stato espulso in condizioni paragonabili a quelle che la sonda incontrerà nell'atmosfera marziana quando raggiungerà, presumibilmente, la velocità di 19.400 km orari, pari a circa 5,4 km al secondo. Il paracadute nell'occasione completò il proprio volo in 35 minuti dopo il lancio, ammarando nell'Oceano Atlantico a circa 54 km a sud-est dalla base di lancio della NASA di Wallops Island. L'ultimo test è stato effettuato dall'ESA, l'European Space Agency, nei cieli di Kiruna, in Svezia, nel mese di marzo, in condizioni di temperatura sotto zero. L'elicottero ha portato in quota a 1200 metri un prototipo del modulo che trasporterà il rover e la piattaforma scientifica della missione sul suolo marziano. La capsula è stata lanciata insieme a due paracaduti, il primo pilota con un diametro di 4,8 metri e il secondo che rappresenta il vero obiettivo del test. Test pensato per vedere se il paracadute da 70 kg connesso alla capsula tramite 112 cavi si sarebbe aperto. La prossima prova consisterà nel ripetere l'esperimento lanciando ASPIRE con tutto il suo carico da un'altezza di 28 km da terra per simulare fedelmente le condizioni di discesa marziana. Esercitazioni utili in vista degli atterraggi su Marte, che sono particolarmente delicati per via dell'atmosfera rarefatta del pianeta rosso, che non permette ai veicoli di rallentare a sufficienza. Basti pensare all'Ender Schiaparelli, che non riuscì ad atterrare morbidamente schiantandosi sul suolo marziano il 19 ottobre del 2016. È per questo che, oltre al paracadute, è sempre previsto qualche ausilio in più. Il rover di ExoMars, infatti, sarà rallentato anche da un sistema di razzi frenanti e di airbag. Curiosity si servì invece di un velivolo rallentato da retrorazzi e connesso al rover da una serie di cavi. Grazie ad ASPIRE continua il sogno di conquista del pianeta rosso, o quantomeno di un atterraggio morbido.